Buonasera, ben ritrovati con il TG Sport. Lo vedete già al mio fianco c'è Beppe Cardone, nuovo allenatore degli allievi nazionali del Parma Calcio 1913. Ben ritrovato. Grazie mille, Ben buonasera a ritrovato a tutti. casa. Buonasera. Allora, Sì. una nuova esperienza. Partiamo appunto da questa nuova esperienza, poi parleremo un po' del tuo passato. Insomma, lo hai detto oggi in conferenza stampa, è tutta un'altra cosa rispetto a prima di Sì, calciatore. La gente assolutamente. mi deve conoscere e assolutamente ci metterò il cuore in questa. Sì, questo diciamo è un riassunto di quello che ho già detto oggi nella mia presentazione. È chiaro che complimenti, gli attestati di stima, di affetto che ho ricevuto in questi giorni per quello che è stato Beppe Cardone come calciatore e come uomo, mi hanno fatto grande piacere, enorme piacere. E adesso spero di poter dare ancora qualcosa in una nuova veste, pensando al fatto comunque sia che al di là dell'aspetto tecnico, credo che per una persona sia importante essere ricordata come un uomo vero, e questo è quello che mi inorgoglisce di più. Ma Perché hai detto sì alla proposta, ma soprattutto chi ti ha convinto? perché non c'erano soluzioni per dire no? Nel senso, di fronte a questa proposta, credo che il sottoscritto non avrebbe mai detto no, ok? Perché pur essendo in questo momento abito lontano da Parma, ok, lontano, abito a Monza, quindi in termini di comodità non è comodissimo, però credo che rispetto a quello che è l'entusiasmo che ho io in questo momento per questa nuova avventura, credo che tutto il resto conti, ma relativamente, e in questo momento è quello che io, importante è quello che io penso di poter dare a Parma, insomma. Allievi nazionali, categoria solitamente 2000, ti mettono un po' in difficoltà perché ti danno i ragazzi di più giovani. Ma non mi mettono in difficoltà, può essere anche una bella, cioè sicuramente sarà una bella cosa perché hai a che fare con dei ragazzi che sicuramente ti ascoltano, ti seguono e poi dovrò essere bravo io a essere coinvolgente e come ho detto oggi la cosa che mi preme è che poi anche, tra virgolette, l'obiettivo della società non sono tanto i risultati del campo, quelli contano comunque, è inutile dire che non è importante vincere, vincere è sempre importante, ok? Ma l'obiettivo principale del sottoscritto della società è quello di cercare di formare il più possibile dei ragazzi. Questo non vuol dire che diventeranno tutti dei calciatori, perché i numeri sono. Sappiamo. I numeri sono quelli, ok? Però il fatto di avere sicuramente un senso di appartenenza importante per una società molto importante e il fatto di avere una passione per uno sport che magari per qualcuno può diventare anche una professione, però credo che il senso di appartenenza e la passione siano un connubio perfetto per fare il possibile affinché il sogno di un ragazzino si possa avverare. Stiamo vedendo, mentre parliamo, abbiamo scelto nell'archivio tra le tante immagini di Beppe Cardone questa, la festa di Bologna. Bologna, da quando ho smesso, anche quando ancora giocavo, era una cosa ricorrente in qualsiasi tipo di intervista, piuttosto che lì probabilmente era un qualcosa che era segnato, perché se vi Eccolo. ricordate, dichiarazioni pre-partita, piuttosto che sembrava fosse tutto scritto, è successo probabilmente l'impensabile. E a volte quando si riesce a gettare, come si suol dire, il cuore oltre l'ostacolo, le difficoltà oggettive vengono poi meno. Però ripeto, questo è un capitolo importante della mia vita professionale e io spero di poterne segnare un altro sotto un'altra veste. Ecco, l'altra veste con una società nuova, perché c'è il Parma Calcio 2013, l'anno scorso ci eravamo sentiti al telefono per fare tribuna a Radio Parma, mentre purtroppo c'erano le vicende del fallimento, una società che tu vedi in che modo? Ma io non voglio dire le cose che la gente si vuole sentire dire, però lo credo fortemente. Io credo che il Parma abbia messo le basi per tornare ad essere una delle società più importanti del panorama calcistico italiano. E credo che abbia messo delle basi solide che in questo momento poche società hanno in Italia.
la dimostrazione, parlavo oggi in conferenza stampa quando c'è stata la presentazione, il fatto che un colosso come Aon si sia avvicinato al Parma, ho letto commenti di stupore, secondo me non è corretto, nel senso, non di cosa ci si meraviglia? Cioè, se si va in quello che è lo storico del Parma, era una delle poche società che era arrivata in Serie A e non era mai retrocessa, arrivando dal basso ha vinto le coppe europee, quindi cioè, non vi sto raccontando nulla di nuovo, no? Quindi non, però questo è, come è stato detto da persone che contano di più di me in società, è un attestato di una società importante che si lega a un'altra società importante, perché probabilmente vede qualcosa di bello. E noi speriamo ovviamente che questo sia la prospettiva per tutti. Buon lavoro per il ritornato della tua casa. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie per Cardone di essere stato con noi. Quando inizi? L'8 agosto. Allora subito. Beh, sì. Ultimi giorni di vacanza. Ultimi giorni. Grazie a Beppe Cardone di essere stato con noi, ovviamente. Intanto vi do qualche notizia per quanto